le radici, la protezione. La casa è la custode della nostra intimità e della nostra famiglia, è la testimonianza del tempo che passa e della crescita di ognuno dei propri occupanti. Ecco perché il libro di Federica Ottombrino, Il Baule, per Ossini Editore, che è la nostra ospite di oggi, la casa diventa lo spunto per costruire le storie di una famiglia. In questo caso si tratta di una villa a Miseno, frazione di Bacoli, in Campania. È stata fortemente voluta da mamma Maria, però poi ci ritorna la figlia, Bianca, che diviene per il lettore la voce narrante delle vicende che hanno accompagnato la famiglia dagli anni 30 agli anni 70 del secolo scorso. Ma, come sempre, anche oggi, di questo e tanto altro ne parleremo dopo la sigla. Amici di Globus, buonasera e benvenuti ancora una volta dalla parte del libro, la vostra fedele vetrina di novità culturali e tante tante passioni letterarie. Oggi parliamo di qualcosa che ci accomuna, la casa per noi italiani è come un po' la nostra culla, quella che ci protegge e ne parliamo con una musicista prima di tutto, ma anche una scrittrice. Lei è Federica Ottombrino e ha scritto Il Baule per Rossini Editore. Ciao, ciao Federica, come stai? Ciao a tutti, benissimo, grazie. Prima di tutto, onorata di essere con voi. Tu sei napoletana, però in questo momento ti trovi in un'altra terra splendida, che è il Salento. Sì, sono in Salento, Senza voler, diciamo, dire cose che separano, ma cose che uniscono, mi sono veramente accorta che il regno delle due Sicilie ha un'anima unica, cioè i leccesi sono stupendi. Ma diciamo che anche dal punto di vista, riposando. Certo, anche dal punto di vista dell'idioma siamo molto simili con i leccesi. C'era il grande Modugno che molto spesso si fingeva siciliano, ma era appunto salentino. Senti, sì, sì. Parliamo del tuo libro. Diciamo che la nostra sarà una chiacchierata, per cui mi piace molto ogni volta intrattenermi con gli ospiti parlando del libro, ma è lo strumento per poi diventare un po' il viatico per parlare anche dell'artista, in questo caso anche del musicista, no? Che c'è in te. Però cominciamo col libro. Ecco, è Il Baule. Il baule è un oggetto che sta sempre in una casa e spesso nasconde tante, tante cose della casa, tanta storia. Ecco, in questo caso il tuo baule, metaforicamente cos'è? Ma metaforicamente il mio baule è il mio corpo, nel senso che è il contenitore, diciamo, di tutto un mondo di cose, di relazioni, di sensazioni che io trasporto con me. E infatti potrei dire che in questo periodo la mia casa è il mio corpo, che sto portando in giro per l'Italia, fortunatamente, per raccontare questo libro che poi ha rappresentato, diciamo, una storia vera anche per me, cioè sulla mia pelle. Io ho davvero trovato un baule in questa casa a Miseno, come spiegavi tu all'inizio, è un posto di Bacoli, in realtà è l'ultima punta di una delle due punte che caratterizzano il Golfo di Napoli, quindi a pochi passi dal faro c'era questa casa, all'interno di questa casa io ho trovato un baule pieno di lettere. E la mia curiosità è impazzita, per cui da che volevo scrivere qualche canzone e poi è nato un romanzo, cioè ho scritto tutta questa storia, ci ho messo tanto chiaramente del mio vissuto, della mia vita e così ho aperto questo baule. Devo dirti che allora, leggendo il tuo libro, io ho avuto la sensazione
quasi leggere una poesia spesso, no? Cioè, perché tu fai riflettere molto i tuoi protagonisti, li fai proprio scandagliare nel proprio intimo. E riesci, secondo me, ma questo appunto poi mi dirai se è vero o no, riesci anche a tirar fuori un po' tutte quelle dinamiche familiari che sono tra l'affetto e il rispetto, ma anche la paura, anche la sofferenza. Sì, stai dicendo una cosa bellissima, di cui poi mi sono accorta quasi strada facendo, cioè i veri protagonisti del romanzo non sono tanto i soggetti, ma sono le relazioni tra di loro. Okay. Per questo, diciamo, trascendono anche il tempo, perché sono delle dinamiche che nel libro sono raccontate magari negli anni 50, ma poi le puoi benissimo trasportare ai giorni d'oggi, quindi rapporto col padre, rapporto tra due fratelli, con la madre, i rapporti sentimentali. Chiaramente io, essendo venuta a sapere di questa storia tramite delle lettere, c'è tantissimo di emotività, cioè di ciò che le certo. persone hanno sentito più dei fatti. Certo. Per questo si legge quello che tu giustamente hai evinto. Ma tu come, hai fatto una cronistoria oppure hai messo molto qualcosa di fantasia tua, quindi hai legato insieme tutte le varie storie con... Allora, diciamo, io ho cercato di essere quanto più fedele alla storia. Poi avevo effettivamente anche dei buchi, perché poi le lettere saltavano magari certo. di 10 anni, e quindi ho dovuto sicuramente immaginare dei contesti, delle situazioni. Infatti è stato bello per me perché, non essendo la mia epoca, ho dovuto fare delle ricerche storiche, cioè parlare con gli anziani del posto, che poi è stato un viaggio incredibile. Bellissimo. A volte ho commesso degli errori, che poi anche mia madre mi ha aiutato a correggere, perché magari ho scritto delle cose che per quell'epoca non erano possibili. Ah, okay. Per esempio la telefonata, no, magari non era certo. ancora quell'epoca là, quindi un telegramma, eccetera. E quindi questo, diciamo, raccogliere informazioni, questa ricerca sul contesto, magari non è scritta, ma è servita a me per disegnare meglio la certo. stanza di ogni personaggio. Comunque tu hai detto una cosa, che nella tua scrittura spesso non ti rendevi conto che certe cose non potessero accadere in quel periodo, perché comunque, sì. ecco, io quando ho letto il tuo libro, quando si parlava di guerra, quando si parlava di Andrea è partito, per cui c'era questa sofferenza per la guerra, quando parli di quello che poi diventerà suo marito, che parla col padre, che erano stati in guerra insieme, ecco, lì tu hai la sensazione che stai parlando di un periodo, diciamo, abbastanza antecedente a quello che viviamo oggi. Però nel momento in cui si muovono i personaggi all'interno di questa casa, io vedevo invece una grande attualità e molto spesso dimenticavo anche il periodo storico in cui si parlava. Cioè, mi è piaciuto molto, e lo devo dire, anche questo fatto che questa casa, che diventa un po' la protagonista, no? Perché comunque raccoglie sì. queste vite, è testimone di queste vite, nel momento in cui c'è stata la guerra, loro l'hanno dovuta lasciare per lasciarla, tra virgolette, ai tedeschi, poi agli americani, e poi sono tornati indietro e l'hanno trovata ancora bella, solida, con tutto quello che è stato naturalmente derubato, bruciato e così via, ma solida. Quindi la casa sì. ha superato il tempo, ha superato la storia, diciamo, che aveva negato alla famiglia. Ecco, questo mi è molto piaciuto come spunto. Tu che... Sì, è esattamente così. Tra l'altro questa villa, che è del 1700, è rimasta proprio nei secoli uguale. Cioè ancora oggi tu la vedi così come è stata costruita. Quindi per qualcuno questo può essere anche un'immagine, non so, può sembrare un po' fatiscente, no? All'esterno. Per me ciò che supera il tempo e riesce a restare intatto e comunque con la sua forza è soltanto, diciamo, la prova della potenza di un posto che non è soltanto le pareti. Io credo che comunque anche delle energie, in qualcosa che la casa è riuscita comunque a proteggere, no? Ha mantenuto intatto. Quindi tu mi dici che comunque questa è una storia vera, cioè ci sono i personaggi, forse magari avrei cambiato i nomi, forse, ma sono esistiti.
Sono persone che sono esistite, poi chiaramente io ho dovuto aggiungere dei particolari, ho romanzato delle cose, però sì, alcune delle storie sono proprio fedeli così come Sì, le ho perché lette, tu hai sì. parlato anche per esempio, del farista, no? Cioè di persone che sono entrate nella storia in maniera incidentale, ma che forse hanno rappresentato per il luogo qualcosa di importante comunque, quasi degli eroi, cioè parlando del farista, per Sì. esempio. Oh, ma ci sono anche altre figure che comunque hanno, diciamo, fatto Sì, parte di. tanti dei personaggi di cui ho parlato, diciamo, in paese erano conosciuti. A parte che Miseno è famosa a Napoli per essere un punto di attrazione per il misticismo, la stregoneria. Sai che Napoli c'è ancora Sì, tutto assolutamente sì, questo. certo. Torino, Napoli. Il profano, c'è proprio Certo. una miscellanea incredibile e ancora si dice, cioè il malocchio va a far togliere a Miseno, quindi sì, il motivo è che immagina questo posto, siamo nei Campi Flegrei, Certo. quindi sotto fuoco, di fronte al Vesuvio e in più sei circondato da mare, quindi hai tutti gli elementi potentissimi della terra, racchiusi in un unico posto. E quindi No, non è un quindi no, 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 caso. stavo pensando che questo, cioè, è un'altra chiave di lettura che naturalmente il lettore non può conoscere visto che non conosce bene i posti, però sicuramente ha questa energia che è particolare. Ma parlando un attimo di Bianca. Bianca in fondo diviene appunto la voce narrante un po' di tutta la storia, no? Diciamo che è la protagonista, ma attorno a sé naturalmente Andrea, suo fratello, Ranieri che è suo marito, il padre, cioè tutti, e Stefano che è il figliolo che. Ecco, io ho visto in questa donna una forza pazzesca, cioè nel senso che dalla sua ribellione, cioè non ribellione, dalla sua invece quasi ha dovuto appunto. Caparbietà. Scusa? Caparbietà. Esatto, sì, ma la caparbietà che è venuta soltanto dopo, perché lei quando era ragazza riusciva ad avere questa ribellione interna, ma mai l'ha esternata. Solo da grande ha ricevuto, cioè, la grazia di poter dire basta, ok, adesso faccio io, anche col fatto di ritirarsi di nuovo in quella casa. Quanto è Sì. biografico questo di Bianca nell'autrice? Tantissimo, io ho fatto un po' peggio, diciamo, di lei, nel senso che lei riesce a farlo comunque tenendo un po' tutto in ordine, Ok. no? Cioè, non manca di rispetto al padre, non manca di rispetto al marito, cioè, ottiene quello che vuole, sempre però, diciamo, riuscendo a tenere in equilibrio tutte le relazioni, la sua Certo. famiglia, no? Che poi credo che, ecco, sia anche il motivo per cui a un certo punto lei, esplode. Ha poi una relazione sentimentale completamente in contrasto con quello che è il suo Avulsa da quella che animo. poteva essere la sua realtà. Sì, come se lei comunque avesse trattenuto molto. E io cerco di non trattenere, Ma ecco, è una tu cosa pensi che che sia più anche riesco. dovuta al fatto delle epoche diverse? Probabilmente sì, epoche diverse. Io ho avuto una famiglia che, una madre che mi ha sempre comunque. Dall'anno zero, diciamo, il sottofondo della mia vita è stato qualsiasi cosa vuoi, vallo a prendere. Quindi ho sempre sentito questa voce di mia madre che mi ha sempre sostenuta in tutte le mie scelte, anche alcune magari, anche voler fare la musicista, magari non è una scelta di buon senso per qualcuno, ma la ricerca della felicità per la mia famiglia è sempre stata al primo posto. Sarà banale, ma è Ah, no, no, così. ma io credo che sia invece molto, molto legato forse anche al nostro ambiente, al regno delle due Sicilie, appunto, se ne parlava poco fa, questa energia che alla fine comunque ci permette di dire, ok, dobbiamo essere liberi, in qualsiasi caso. Si dice che i siciliani, per esempio, questo è un aneddoto, abbiano una grandissima forza, siano stati dominati da tutti, ma con tutti sono riusciti a dare, più che essere dominati, perché comunque col loro modo di fare, col nostro modo di fare, anche le dominazioni sono state sempre molto modellate al nostro modo di essere, quindi la forza sta in questo. Senti, una curiosità che io avevo, e lì però lì c'è stata proprio una questione anche mia personale, cioè tu parli dell'Ulisse di Joyce.
Ed è un libro molto controverso, ha avuto grandissimi, cioè alcuni lo osannano, altri lo hanno sempre disprezzato, tra virgolette, perché è un libro molto difficile, è difficilissimo arrivare alla fine. Ecco, però tu lo hai citato più volte, soprattutto nella frase, quella famosa frase, l'ineluttabile modalità del visibile. Quando la ricerca di questa Sì. parola ineluttabile. Ecco, ma perché proprio Joyce? Perché proprio l'Ulisse? Questa è una No, mia in realtà curiosità questo personale. no, questa è una cosa vera, cioè nel senso in una delle due terrazze di questa casa io ho trovato scritta questa frase, esattamente sul terrazzo, quindi sul come sottotitolo, ecco, al panorama, perché poi da su questo panorama di mare e di tramonto, perché è esposta ad ovest questa terrazza. Trovare quella frase lì mi ha da subito, diciamo, incuriosita, perché hanno scritto questa frase proprio lì sotto, no? E quindi ho cominciato io un po' ad immaginare, un po' visto che effettivamente sono stati scritti trattati su cosa Joyce volesse Sì, dire con infatti. questa frase così particolare. E quindi, diciamo, nel libro si interrogano i due fratelli su che Che cosa ancora sono significhi molto ragazzi, quello. molto giovani in quel momento. Sì. E poi ti devo dire la verità, mi ci sono interrogata anche io, cioè, e scopro poi, attraverso anche delle letture, una sempre nuove spiegazioni di questa frase che può avere più letture, cioè ineluttabile modalità del visibile vuol dire che ciò che vedi Non può essere è ciò che combattuto, vedi. certo. Non può essere Una contrastata. sedia è una sedia. Con Cioè, l'intelligenza artificiale, però, purtroppo questa cosa non è più ve così vera. vabbè, non apriamo questo Vabbè, argomento. però dico, vabbè, è così. Esatto. E però c'è qualcosa in più che poi secondo me è il cuore del libro, e questo l'ho scoperto dopo. Cioè, sì, una sedia è una sedia, però io la guardo e ci vedo la bellezza della possibilità di sedermi. Tu la guardi e dici, mamma mia, com'è brutta questa sedia di plastica, oppure ti Certo. ricorda che tua nonna è caduta dalla sedia. Cioè, c'è qualcosa in quello che si vede negli oggetti che non è prerogativa dell'oggetto, ma di chi osserva. Certo. E ho trovato una cosa stupenda di Leopardi che parla di doppia vista, cioè ogni cosa ha una doppia immagine, quello che è e quello che tu ci vedi. E Leopardi conclude dicendo che è triste la vita di chi vede negli oggetti solo quello che si vede e non quello che c'è di tuo, no? Nelle Sì, cose. E il libro parla di questo, cioè c'è un invisibile nel libro che muove alcune scelte più forte del visibile poi, no? Certo. Senti, un'altra cosa che mi ha colpito nel tuo libro è un po' il rapporto tra Bianca e Ranieri, suo marito, no? Questo uomo che lei non amava perché amava un'altra persona da quando era ragazzina, e il padre, tra virgolette, gliela impone. Ci sono dei retroscena che non è il caso che noi andiamo a dire perché chi vorrà naturalmente sarebbe bello comprare anche il libro, però dico, ecco, hai trattato una tematica che sicuramente in quel periodo doveva essere molto molto più ardua rispetto a quella che potrebbe essere oggi. Ecco, anche quella è vera, anche quella è qualcosa che tu hai trovato nelle lettere. Sì. Quindi immagino un po' la vita di questa donna accanto a questa persona 70 anni fa. Anche se Sì, lei cercava vabbè. di trovare però il buono anche in lui. Sì, quello che mi ha colpito di questa donna, che, dalla quale io ho solo da imparare, nel senso che comunque alla fine è un'indulgenza, un'accettazione comunque anche per la fine del padre, anche di questi Certo. uomini che limitano la sua libertà. Oggi, Certo. diciamo, non c'è più il tema della famiglia che ti costringe a sposare un uomo più grande di te, magari, oppure un uomo che tu non ami. Ancora oggi, però, poter sposare e vivere con chi ami spesso è oggetto di pregiudizi, di critiche, quindi in un'altra forma, però purtroppo la libertà di scelgo con chi voglio stare e costruisco una famiglia e ho gli stessi diritti di qualsiasi altra famiglia, purtroppo
super attuale. Ecco, sono cambiati i Certo. soggetti, ma la dinamica Le dinamiche ancora. purtroppo a volte sono. Senti, noi stiamo andando perché mi piacerebbe anche trattare un attimo anche il discorso della musica, in fondo, anche cioè, diciamo, tutte le forme d'arte portano poi comunque all'arricchimento. Ho visto l'originalità della lettera al lettore. Cioè, tu concludi il tuo libro dando quasi, diciamo, una chiave di lettura, che forse è quella tua, ma lasciando libero al lettore di poter avere la propria. Ecco, è un escamotage. Te la butto lì. È stata un po' una ruffianeria oppure era qualcosa che sentivi? No, allora, pensa che all'origine volevo proprio scrivere una lettera, fotocopiarla e inserire con la busta da lettera nel libro una lettera. Poi ho detto, dai, questo è un po' troppo complesso. Mi andava, questo diciamo, anzi, sono stata combattuta nel non farlo perché a volte ho la tendenza a voler dare troppi spunti e troppi significati alle cose che faccio. Però è nella mia indole dedicare le cose e cogliere qualsiasi occasione per poter, sai, accendere una scintilla, perché poi è quello che accade in me. Cioè, se una persona non si fosse fermata a dirmi delle cose, a essere anche magari prolisso, però no, a concentrarsi sul mandarmi un messaggio, ecco, che possa piacere o no. Io la vita la intendo un po' così, cioè ognuno di noi è un po' un anello di una catena più grande, quindi io mi assumo la mia responsabilità di essere l'anello per qualcuno, come qualcuno lo è stato per me, e in quella lettera in cui semplicemente invito, diciamo, prima di tutto a scrivere, Sì, ma sono le a tre lasciare riflessioni. traccia. Ma tu dai anche comunque un senso, con le tue tre riflessioni un po' a quello che è stato il senso della tua scrittura. Sì, anche quello di, diciamo, io lo chiamo il raccogliere, no? Perché spesso le vite delle persone o le storie delle persone sono a volte buttate lì. Se pensi agli anziani, no? Quante se ne potrebbero raccontare? Però il tempo per sedersi accanto magari a un nonno, no? Certo. Banalmente, è sempre di meno. E invece raccogliere delle cose che vengono sprecate o non valorizzate, sta a noi, diciamo, valorizzarle, anche se la storia non è la nostra, diciamo, è quello che ho cercato di fare con questa, no? Di essere dei tramiti comunque l'uno per Comunque tu, l'altro. ma se non avessi avuto il discorso della casa, forse non ci sarebbe stato neanche lo spunto per questo libro. No, cioè, diciamo, se non ci fossero state le lettere, ecco, se qualcuno non avesse deciso di lasciar traccia, è impossibile. La casa, diciamo, è stata una serie di incastri che poi mi hanno veramente costretta a scrivere perché non volevo. No, però, allora, io non so, è la tua prima opera dal punto di vista dello In scrittore? realtà, sì, di scrittura che pubblico, sì, poi ho sempre scritto, E sempre infatti. scritto diari da quando ero piccola, continuo a scriverli. Secondo me è intenso, diciamo, fare il resoconto di una giornata. No, perché ti devo dire che, te lo dicevo anche un po' a telecamere spente, che io ho trovato una maturità anche nella scrittura, nel senso che c'è molta riflessione e molti spunti di riflessione. E questo mi è piaciuto molto perché comunque, come tu dicevi giustamente, le vite degli altri a volte possono essere anche per noi insegnamento, diciamo che appunto il messaggio è arrivato. Però adesso naturalmente cominciamo un po', anche perché siamo quasi in chiusura, cominciamo un po' a analizzare anche la tua altra parte artistica, che forse è quella che tu hai da più tempo, cioè indossi da più tempo, no? Cioè da quello che so tu Sì. suoni da sempre, hai il tuo, siete un duo oltretutto. Allora, raccontami. Sì, noi siamo un duo napoletano, siamo due musiciste, due cantautrici, io e Marilena Vitale, e abbiamo iniziato, noi a volte diciamo per gioco, però non è l'espressione giusta, abbiamo iniziato per la vita, nel senso che è stato il seguire un Già stiamo intuito, vedendo no? Un flusso. scorrere un po' di immagini. Queste sono io che salgo proprio sul. Questo è proprio miseno, cioè qui Esatto. siamo vicini al faro. Ah, ok. Vabbè, questo è un video di me che canto se, un pezzo di Pino Daniele. Vabbè, Ah, comunque, scusa, questi però sono i luoghi del. tanto
però diciamo, Ok. Sì, vabbè, però ma mi piace molto questa commistione invece tra la parte artistica legata appunto alla musica e la parte artistica legata poi al luogo e alla scrittura. Qual è il pezzo? Sì, io ho cercato prima di tutto di tenere tutto insieme, no? Tutte le parti di me, ho cercato di fare in modo che tra di loro si aiutassero e che non dovessi fare una scelta. Ora ho scritto il libro, quindi la musica da parte, non aveva troppo senso per me fare questo, tant'è che è uscito anche un album che si chiama Canzoni dal baule, in cui io ho scritto una canzone per ogni personaggio. Ah, questo era è bello. Era una colonna sonora a una stanza musicale ad ognuno. Poi io sono mamma e anche la maternità ho cercato di non viverla come qualcosa che mi allontanasse da quelle che erano le mie passioni, i miei amori, no? E infatti ti confesso che essere diventata madre in realtà mi ha aiutata nell'avere più empatia verso il mondo, verso le persone, e quindi a scrivere delle canzoni migliori, e quindi scrivere mi ha aiutato a leggere le lettere del libro, cioè diciamo si autoalimenta questo. Diciamo che è diventato un circolo virtuoso che poi porta alla totalità di noi stessi, in questo caso di te stessa, cioè la tua totalità. Sì. Senti, quindi cioè, questo era diciamo un pezzo, ma io so che tu adesso sei uscita con un nuovo album, no? Da pochissimo. Che... Sì, è quello di cui ti raccontavo, Canzoni dal baule, sì. Ok, e Piramidi? E Piramidi è dentro l'album. Ah, ok, perfetto. È il singolo. Ah, ok, sì. Ecco. Questa è la copertina del singolo, praticamente. Diciamo, la canzone è ispirata a Bianca, okay. La protagonista, diciamo così, del libro. E in realtà, chiaramente, parla anche di me, di un momento della mia vita in cui io ho capito che le cose stavano cambiando. E questo... Questa è una dinamica comune alle vite di tutti, no? Okay. Però spesso quando vedi che le cose cambiano, un po' ne hai paura e cerchi di mettere il cambiamento alla porta. La comfort zone. Fai così. La cosiddetta comfort zone. Quindi, esatto. Perché a volte restare anche, diciamo, in una condizione negativa, ma che conosci, ti fa stare a tuo agio. Assolutamente. E invece, come poi abbiamo, diciamo, il video si apre con questa frase in cui dice: quando la metamorfosi, diciamo, si impone, lascia che avvenga in qualche modo, no? E la canzone poi anche metaforicamente, diciamo, io sono a volte in questa specie di nastro che è un baco, come se io fossi un baco, e poi diventa farfalla e poi torna baco. E mi piaceva questa ciclicità, cioè senza lasciare il lieto fine della farfalla svolazzante, perché poi nella vita... Si torna di nuovo a volte ingabbiati, bisogna nuovamente inventarsi una liberazione. No, a me è piaciuto molto lo shooting che avete fatto, no? Tutte le fotografie strane, anche le tue immagini buffe, anche cioè, le risate, ecco, proprio che in quel caso erano veramente sincere, sono state presi dal fotografo in maniera molto naturale, secondo me. Lì c'era poco. Sì, la regista si chiama Ena Serra, che oltre ad essere una giovane regista bravissima, videomaker napoletana, diciamo, con lei sono legata da una forte amicizia, quindi c'erano momenti proprio di ilarità. No, ma infatti, ti ripeto, tu ci hai mandato un po' di materiale che abbiamo utilizzato e quindi devo dire che anche ci sono alcune fotografie che non sono ancora passate, ma non è un problema. Senti, noi siamo arrivati praticamente in chiusura. A me è piaciuto molto perché, ti ripeto, mi piace molto la commistione tra le varie arti e quindi poter parlare di musica, di libri, poter anche esprimere dei concetti di profondità, di psicologica, diciamo così, usiamo i termini anche aulici, è sempre un arricchimento per noi tutti. Per cui io veramente ti auguro grandissimo successo da scrittrice, oltre quello da musicista, e spero di averti di nuovo ospite. Magari potessi venire qua per una tournée e potresti essere anche nostra ospite, non sarebbe male. Magari. Perché sì. No? Ti perché chiamo no? Ti mando un messaggio. Io posso ringraziarti perché comunque, ecco, ora magari abbiamo parlato 30 minuti, per realizzare 30 minuti immagino il tempo che tu ci hai dedicato, ecco. È il mio lavoro, la mia passione comunque. Però avere cura per le cose si sente, si respira, quando io lo sento mi piace sottolinearlo, quindi
Veramente grazie. Ti ringrazio. Vabbè, ma quando c'è un prodotto, per ora non è per farci i complimenti a vicenda, quando c'è un prodotto che però vale la pena, ti posso assicurare che viene tutto molto più naturale rispetto a quando, e perché capita anche, dover un po' trovare i vari modi per poter condurre comunque sempre al meglio una trasmissione. Federica, io ti ringrazio tantissimo, sei stata veramente una bella ospite. Invece con noi appunto c'è stata Federica Ottombrino, abbiamo parlato del suo Il Baule, Rossini Editore. Adesso però, prima di lasciarvi, noi vorremmo mandare invece l'ultimo lavoro appunto di Federica, è un bel video, un bel pezzo che secondo me dovreste tutti ascoltare. Per quanto ci riguarda, per il resto, grazie ancora e alla prossima con ospiti altrettanto interessanti e altrettanto importanti. Grazie mille e buona vita a tutti. E che il mio cuore adesso è una dimora, non voglio più arredarlo di cose futili. Tu vieni, siediti, ma fallo piano, non coprire col rumore i miei battiti. Ed io non voglio anelli alla mia mano, non far coincidere i miei baci a dei vincoli. Tu smetti di insegnarmi a riordinare ingoie vuoti che violenti ti parlano. Ho ignorato gli ostacoli ed ora non so come si sale in cima alle piramidi. Ho arginato l'intruso che porto in petto, 1, 2, 3, 4, segue i battiti. Ho ignorato gli ostacoli ed ora non so come si sale in cima alle piramidi. Ho arginato l'intruso che porto in petto, paura. Io stringo i pugni e tengo gli occhi socchiusi. Guardo il bambino che non è mai nato, stracciato vivo per non perdermi al buio. Tu passi il dito sulla polvere e alcune cose le ho lasciate per perderle. Per stare insieme forse a questo serve arrampicarsi sulla cima del tempo.